Abbiamo qui Sorbillo, uno dei re della pizza napoletana. Allora, com'è innanzitutto oggi, com'è lo stato della pizza in Campania, in Italia, nel mondo? Lo stato della pizza è in evoluzione, a volte anche diciamo dei dibattiti che sono nati, degli scontri pure hanno contribuito al suo rilancio ed anche al suo approfondimento, quindi credo che sempre di più si afferma come diciamo cibo universale, cibo di tutti che piace a tutte le età ed è spesso un cibo per tutte le tasche. La polemica Gambero Rosso? No, la polemica è stata diciamo chiusa per il secondo anno. Quest'anno incluso diciamo c'è il cioè, ha messo anche le pizzerie della campagna. Sì, sono quello che ha avuto assieme ad altri 11 miei colleghi tre spicchi del Gambero Rosso, che è il massimo, diciamo, il massimo punteggio. Sì. Quindi anche quel piccolo periodo di fermento è servito per la pizza per l'estate. Che ci consigli? La pizza io la consiglierei con la mozzarella di bufala bianca, con dei pomodorini secchi a crudo, olive taggiasche a crudo ovviamente, e magari della pancetta tesa. Va bene, grazie. Grazie qua. A te, ciao. Ciao. Siamo qui e grazie. Ah, Michele.